Salve e benvenuti al vostro quotidiano appuntamento con frutta e verdura, l'angolo delle offerte sofferte. E ricordate sempre il nostro motto: non pensate mai a cosa comprare, ma pensate sempre solo a risparmiare. E se avete dei dubbi, leggete l'etichetta. Nell'etichetta c'è tutto, tranne l'etica. Come on! Come uno zombie vago sembro un disperato, tra gli scaffali pieni del supermercato. Un paio di secondi per trovare parcheggio, un paio d'euro nel carrello, cavallo nel maneggio. Roba senza grassi, scatole di tonno, leggo l'etichetta ma mi piglia sonno. C'è scritto proprio tutto sul più bello, scopro che anche il tonno a quanto pare ci aveva un fratello. Vedo un barattolo di pelati, raccolti da braccianti schiavizzati, da un sistema che protegge chi nel vecchio West sarebbe chiamato fuori legge. Visto il prezzo mi conviene, nell'etichetta pomodori si legge bene. Anche qui c'è scritto tutto, tranne come questo tipo di prodotto è stato prodotto. Perché manca l'etica nell'etichetta, e se c'è l'etica è solo un'etichetta. Se il mondo fosse la mia favola, cambieremmo l'universo acquistando dignità. La società ci vuol superficiali, mentre noi spamiamo acquari non di pesci ma di squali. Cambiare puoi anche se dura, benvenuti nel reparto di frutta e verdura. Un chilo di mele vale un accendino, vedo il fallimento sempre più vicino. Lo stesso vale per le pesche, per le arance, per questo lasciate marcire sulle piante. L'olio nuovo appena arrivato, 2 euro per un litro compreso IVA. Tutti convinti l'hanno già comprato, pare che dentro ci sia anche qualche oliva. Ma signora cosa fa? Cosa mi piglia? Con 2 euro non ci pago neanche la bottiglia. Perché manca l'etica nell'etichetta, e se c'è l'etica è solo per la colazione, ne prendo un litro di quello scremato. Chi se ne frega se l'allevatore non ha più guadagno e poi vive stremato. Signora mia, questa non è una balla, prima che scada fallisce un'altra stalla. È la situazione, in questi tempi solo il denaro ci rende contenti. Dipende anche da te, se il mondo fosse la mia favola. Partito di sport.
scusami, ti chiedo un piacere importante. Mi potresti per caso mettere mi piace alla pagina di uova? Lo fai più che altro per il mio amico contadino, perché comunque sia c'ha bisogno veramente di sentirsi valorizzato. C'è bisogno di uno che mi dà a mano, però in mancanza di questo mi piace, me lo puoi mettere un mi piace alla ecco, pagina. Ecco, appunto, per questo motivo qui. Noi abbiamo già fatto tante cose insieme. Abbiamo fatto dei video, abbiamo vinto dei premi, abbiamo fatto un disco. Il disco ce l'ho. Ricca, un guarda, disco fantastico. E dai, il disco del capolavoro, Natura Morte, questo è un disco, guarda, proprio come farebbe Maurizio Seimandi. Si parla di un monte di agricoltura, dei cinghiali, dei danni. Di ogni cosa, si parla addirittura anche dei vegani. No, cioè, oi, vegani ci facciamo sentire. Cioè, no, vegani. No, facciamo per spiegare. Caro vegano, se te vedi questo video, so che te c'hai voglia di mettere mi piace, lo puoi fare, non ti succederà niente. Andate sulla pagina delle uova di Facebook, mettete il pollicione e poi chi non mette mi piace viene a rincalzare fuori con me. Scommettono metà tutti ora. I bucaioli. Te mi piace, mi prego.